dello splendore di un'anima, come quella di Natuzza Evola, abbiamo più volte raccontato in questo studio. Ma che donna è stata, che nonna è stata, noi oggi abbiamo l'onore, per la prima volta, di ospitare qui sua nipote, la nipote prediletta, lo possiamo dire, Fortunata Nicolace, che dopo quante insistenze ha detto sì. Vieni qua, c'hai le mani fredde fredde, siediti, che sono più emozionata io di te. Allora, svegliamo un po' in retroscena. Mettiti comoda. Io per convincere Fortunata, Dio lo sa cosa ho potuto fare. Però poi è intervenuta Natuzza quasi a farle una carezza e a dire vai. E io sono già solo per questo. Grazie. Mi sento molto emozionata. Senti, Fortunata, nonna sta lì, ci guarda e ti tranquillizza anche. Il primo ricordo che hai di lei, la prima istantanea che puoi fare di tua nonna. Guarda, Lucia, nonna è stata per me tutto. E dire, non so trovare le parole, sai perché? Mi ha cresciuto da quando ero piccola, come con tutti i nipoti. La dolcezza che lei ti dava, quell'amore, non solo nell'aspetto di nonna. E pensa che raramente mi chiamava per nome. Come ti chiamava? Gioia mia. Quindi ti manca quell'amore grande che lei aveva, perché il suo cuore era particolare, non perché lo dico io. Senti, capito? Fortunata, allora ti porto piccolina, perché portaci a casa tua. Tu sei la figlia di Antonio, tra l'altro. Sì, tanti... Antonio e Leonora. Esattamente. I miei genitori, sì. Entriamo a casa di nonna. Sì. È una donna che faceva, che sbrigava le faccende. Certo. Come poteva contemplare tutto, quelle due anime di nonna, di madre? Di tutto. Come faceva? L'aiuto degli angeli e delle anime che sono già là da Gesù. Sai, non mi piace chiamarle defunti, perché nessuno muore quando è con Gesù, nemmeno nonna. Vai solo in questo mondo meraviglioso. Ed era aiutata da loro, perché come dici tu, non poteva, aveva 5 figli, un marito, una vita, una famiglia, sì, nella semplicità, non la vita di oggi, Lucia, certo. Nella semplicità, preparava per tutti, si alzava alle 4 del mattino, non mancava niente per nessuno. Pensa che io ero quella che aveva sempre il ferro basso, era delicata, era particolare. Lei prendeva con pazienza il melograno, lo sappiamo, sì, tutti, lo spremeva chicco per chicco, fino a farne un bicchiere per farmelo bere, perché era ricco di ferro. Ma riceveva centinaia e centinaia di persone, e sempre col sorriso, preparava da mangiare per tutti. Tu piccola non eri gelosa di questa gente che veniva a bussare alla porta? No, mai. Perché lei ha sempre detto, da quando mi ricordo, e dice, sapete, Gesù ci dice di amare tutti allo stesso modo. E è come il cuore della Madonna, che ama tutti come i suoi figli. Non ci deve essere la preferenza, ma pure tra nipoti. Tu hai detto prediletta. Sì. Io ti ringrazio del prediletta, ma siamo tutti uguali. Siamo 11 nipoti. Tutti che amiamo la nonna allo stesso modo. E a tutti ci ha amato allo stesso modo, capito? Senti, Fortunata, quando è che hai cominciato a capire che c'era qualcosa forse di diverso rispetto ai racconti che gli altri bambini facevano delle nonne? Quando hai capito il significato di quella gente? Noi ti vediamo su un divano, tra l'altro, ti ringrazio, ti ho dato la promessa che queste foto non gireranno, no, sono blindate, quindi le vedrai oggi qui, staranno in rete ovviamente, perché tra un po' saremo in rete noi, sì, ma non andranno da nessun'altra parte, sì, questa è una promessa pubblica. Questo è un bellissimo ricordo. Dove stiamo qui? A casa di mamma e papà, a Paravati, questa è la mia prima comunione, non si andava ai ristoranti per certo, la prima comunione, certo, e sono della stessa idea anche ora, eh. È il sacramento che conta, quindi dopo la cerimonia in chiesa siamo andati a casa dei miei genitori, abbiamo fatto lì un rinfresco e la nonna, vedi com'era, era felicissima, ma per tutti i nipoti, poi per la prima comunione, ricevere per la prima volta il suo Gesù, come ce lo spiegava lei, quell'emozione. Che cosa ti diceva? Guarda, io sono catechista, quest'anno inizierò di nuovo con i bambini piccoli, spiegarlo a un bambino o una bambina di 7 anni, questo Gesù, mi ricordo come lo spiegava nonna, c'è un qualcosa di meraviglioso. Che cosa diceva nonna? Ti ama sopra ogni cosa, è un amore immenso, sei la preferita di Gesù, ognuno di noi è preferito di Gesù, siamo per loro i prediletti, per Gesù siamo prediletti, vero? Perché ognuno è prediletto di questo Gesù meraviglioso. Te lo faceva conoscere con una dolcezza e anche una semplicità nell'umiltà. Magari siamo abituati a vedere Gesù più distante, non lo è.
non lo è. Rivolgerci ad altri, passare attraverso, ma lui è il primo in tutto, ti ascolta, ti sente, ti sta vicino, ti ama. Senti, Fortunata, tu pensavi che era la nonna dei supereroi, la nonna con i superpoteri. Quando vedevi la gente che tornava ringraziando, la gente lì che piangeva, da piccoli come si fa a convivere con una figura del genere? O era così naturale che poi... Guarda, era così naturale che si preferiva stare con nonna che andare a giocare. Lei non ci ha mai chiesto di stare con lei. Però si viveva una serenità fin da piccoli, anche quando aveva le stimmate, né? Tu puoi dire un bambino, una bambina, ti facevi delle domande, specialmente nell'adolescenza, magari il periodo più critico, i compagni ti chiedevano, c'era chi capiva, chi non capiva, magari momenti... Cosa raccontavi ai tuoi compagni di nonna? Quello che ci diceva lei fin da piccoli, che Gesù soffriva tanto per amore del mondo, per la conversione delle anime... E ha chiesto a lei se lo voleva aiutare. E lei con amore ha sempre detto di sì. Lei dice, ma io che senso ho se non aiuto Gesù? Cioè, fatemela aiutare. Chiedeva lei a Gesù di soffrire di più quando lo vedeva sofferente per noi. Era un amore talmente forte, Lucia, che non c'era bisogno di spiegazioni. Noi vedevamo delle cose particolari, sentivamo delle cose particolari, ma noi non facevamo le domande. Ma non perché non potevamo o perché ci dicevano non farle, perché era spontaneo. Lei era già la risposta. I suoi occhi, bastava guardare i suoi occhi profondi ed erano la risposta di ogni cosa. Ma nella serenità, nell'umiltà, nella semplicità, ci ho sempre detto che bisogna rimanere umili, ubbidienti alla Chiesa, rimanere nella Chiesa. E ci ha insegnato ad amare Gesù vivo e vero, presente in mezzo a noi, come sempre. La prima volta che hai visto le stimmate di nonna? Ma ero piccola, sono cresciuta lì, quindi per me è stato... È un crescere insieme a queste cose, era un periodo forte. Non avevi paura? No, una bambina di fronte, ma anche alla sofferenza di nonna, sofferenza... Un po' triste, perché nonna soffriva, ma non paura, paura di che? No, ero triste perché lei soffriva, però sapevo perché cosa soffriva. E forse non capivo quel silenzio della Settimana Santa, quella tensione che avevamo noi, non nonna della Settimana Santa, finché a 17 anni lei non mi ha chiesto di assistere per la prima volta al Venerdì Santo. Allora lì si è aperto un altro mondo. Ci arriviamo tra un momento, perché ho bisogno di capire una cosa. Tu hai detto pregate, pregate, pregate. Pregate. Quella era un'altra, quasi un mantra che ripeteva nonna. Sì. Quali lei erano le era preghiere sempre di nonna? Con il rosario in mano. Il santo rosario, il santo rosario. È l'arma più potente. Tu sei devota della Madonna di Pompei, come noi siamo noi, ma tu, Pompei, per te è il massimo, ma anche per noi, anche per noi. Quindi la preghiera del santo rosario, l'eucaristia quotidiana. Quotidiana, lei era in ospedale alla fine dei suoi giorni e la sua ansia era una sola, non le nostre ansie, non ci sono. Avere Gesù tutti i giorni, eppure lo vedeva tutti i giorni da quando era bambina. Lo sentiva, parlava con lui. L'eucaristia, cibarsi dell'eucaristia, è la salvezza, è la strada che ti porta a lui per l'eternità. Non bisogna perdere questa grazia. Cosa faceva felice nonna? Gesù. Gesù, vedere noi pregare, vedere noi accanto a Gesù, vedere amare il prossimo, Gesù è nel prossimo, aiutare, dedicare il proprio tempo per il bene, vivere con questa serenità, non agitarci, perché come diceva pure Padre Pio, un altro amico della nonna, amico vostro, se tu agiti lo spirito, se tu sei tesa, se sei nervosa, se sei agitata, come fai ad ascoltare lo Spirito Santo che parla? Devi essere serena perché lui è sempre con te, è sempre con te, Lucia, non ti devi mai scoraggiare. Io ti sento parlare quasi quasi, o forse mi illudo. Mi hai già sentito che parlare. Queste cose te le stia ispirando anche qualcuno più in alto lassù. Io ho questa impressione di vivere questo momento con voi, tanta questo discorso della preghiera che è entrata nella tua vita, in quella della tua famiglia. Da piccola. Da piccola, che tu hai detto, mettiamo in comune, questa roba non si tiene con, per noi. No, l'ha chiesto Gesù a nonna di dircelo. E allora che cosa, grazie anche al Vescovo, non ai dimentichiamo, vescovi. E ai sì, Vescovi, tu sì. Mi hai chiesto di ringraziarli, io sì, nostri, te lo lascio fare. Il Vescovo di Oppido,
che è sempre a noi presente ai cenacoli, perché io sono della parrocchia di Cittanova, poi lo vedremo, quindi sono della diocesi di Oppido, anche il vescovo di Mileto, perché ci stanno vicini, e tutti i vescovi che ho incontrato anche nella Puglia sanno che siamo qui. Perché voi siete dentro la Chiesa, dentro, e questo così come chiesa, voleva Natuzza. La Chiesa. Dire sì alla Chiesa anche quando gli uomini di Chiesa non ti capiscono. E allora ci hai tanto incuriosito, sì, di capire che cosa sono questi cenacoli di preghiera. Siamo venuti nella tua parrocchia. Questo è il primo incontro che ha fatto Gaia Romani con Don Salvatore Giovinazzo. Vediamo di respirare oggi e poi torniamo a Natuzza. Guardate. Aveva gli occhi profondi. E gli incontri con Natuzza sono stati tanti, sia quando ero seminarista, sia da prete, no? Siamo diventati amici e andavo spesso a trovarla, parlavamo di tante cose, ogni tanto mi andava anche a chiamare, a venire più spesso, lì c'era un'amicizia fraterna, intima, e ci scambiavamo le esperienze, anche le sue esperienze mistiche, e ogni tanto raccontava il suo rapporto con l'aldilà. Quindi, ma più che altro anche la nostra vita quotidiana, parlava dell'opera, della sua, e quindi l'ho conosciuta, l'ho voluta bene, ho scoperto che mi voleva un sacco di bene. Un giorno mi fece sedere accanto a sé, quando parlavamo io e lei nella sua camera, mi fece sedere accanto a lei, si parlava di tante cose. Io chiesi una cosa così, sì, aspetti che domandiamo l'angelo. Io e mi girai distinto. Lei mi si è girata da quest'altro lato, perché tra me e voi l'angelo. Adesso mi sta suggerendo e vedo la risposta. Nel suo paese so che la chiamavano la Santa. Nei nostri paesi, nel circondario, aveva una buona fama, no? Era sempre Natuzza Evolo, e quindi ognuno di lei aveva un gran concetto, un grande rispetto, no? Come se parlasse con una persona straordinaria, no? Che ha delle esperienze, una persona scelta, eletta per certe cose. Io ringrazio Don Salvatore e Gaia Romani per avercelo fatto conoscere, perché questa immagine, tra l'altro, credo che ce l'abbiano pochissime persone di Natuzza giovane, perché fortunata che l'obiettivo di nonna fosse che tutte le pecore stessero in quel gregge e non uscissero fuori, che nessuno vivesse da protagonista la propria fede come lei ha vissuto, era un altro degli obiettivi di nonna. Quel verme di terra che tu tante volte a me hai raccontato, ma lo abbiamo conosciuto, che cosa voleva dire per noi? Rendersi così piccola di fronte a tanta gente che la cercava. Lei, Lucia, si nascondeva sempre, anche quando erano i raduni grandi e per ubbidienza doveva venire o sul palco o sul sacrato della chiesa, cercava sempre l'angolino dietro la colonna. Lei diceva, sono un verme di terra, sono niente davanti alla grandezza di Dio. E quindi rimanere nell'umiltà e nell'ubbidienza è la prima cosa gradita al Signore. Chi si innalza, vero, non è vicino a Gesù. Chi dice io, rimanere umili. Queste presenze, la comunicazione con l'altra parte del nostro mondo, la presenza di quest'angelo costante accanto a lei, come la spiegava nonna? Me lo dici. Il suo angelo custode era San Michele Arcangelo, anche di Padre Pio. E ognuno di noi ha questa presenza meravigliosa fin dalla nascita, che ci accompagnerà verso il cammino della vita fino ad arrivare da Gesù. È un angelo custode. Lei, quando parlava con una persona, Lucia, senza che la persona facesse le domande, perché già sapeva come ti chiamavi, anche se non ti aveva mai visto, di cosa avevi bisogno quando ti emozionavi e non riuscivi a parlare, dei tuoi pensieri nel senso positivo per incoraggiarti. Era il tuo angelo che si presentava prima di te, dinanzi a lei, per permesso di Dio. Lei non poteva né invocare né chiedere
come le anime dei nostri cari defunti si presentavano. Delle volte una persona arrivava andava prima avanti, che ne so, il papà o la mamma, o i figli. Come i figli andavano da mia nonna per consolare le mamme che hanno perso i figli, questi figli. Tu non avevi paura di questi racconti, di questo mondo? No, ma non bisogna avere paura del mondo bello che sarà dall'altra parte. Questo mondo un pochino ti fa paura, Lucia, ma quello è il mondo meraviglioso della gioia, capito? Della luce, della ricompensa di tutto il nostro cammino, dei travagli della vita, dell'abbraccio con Lui, con la Madonna, con la Vergine Santissima. I momenti più difficili della vita di nonna? Ce ne sono stati tanti. Non ha avuto una vita facile, lo sapete, lo sai, che ha letto la sua storia. Ma quello che lei ti faceva sempre capire è che anche nei momenti di dolore nonna ha pianto pure, tante volte. Più per gli uomini o per le sofferenze che Dio ha permesso? No, per le sofferenze mai. Nemmeno il Venerdì Santo piangeva, che era la più grande sofferenza. Ma per la sofferenza degli uomini, diciamo così. Cos'è che le faceva? Per la mancanza di amore verso il Signore. Per gli oltraggi verso Gesù. Quando vedeva Gesù o la Madonna vestita di nero, non sempre era vestita con i colori belli del rosario o della Vergine Immacolata. Perché piangeva la Madonna, allora piangeva pure lei. Perché tante volte la portava in bilocazione a vedere dei luoghi molto travagliati della guerra, vedere strazi, o vedere giovani persi sull'orlo del precipizio, come diceva la Madonna, persi in tante cose della vita. E allora lì lei piangeva e pregava. La corona non la lasciava nemmeno di notte. Tu vedevi sempre quella manina o in tasca, poi non è che ostentavo, la vedevi che alzava la corona per far vedere che pregava. Sempre nel silenzio, sotto il grembiule, nella tasca del maglione, vedevi un movimento lento, era sempre a pregare, qualunque cosa faceva. Nonna diceva sempre la verità alle persone che andavano da lei o taceva le cose più difficili da raccontare e da dire? Allora, tacere dipende sempre da quello che l'angelo diceva, lei doveva solo ripetere. Quindi ripeteva, sai che cosa? Magari alcune cose non che le nascondeva, le diceva con un modo, una dolcezza e le parole suggerite giuste dall'angelo, che lei poteva farti capire che dovevi o cambiare vita o che dovevi affrontare un momento molto difficile. E allora ti preparava perché l'angelo voleva che ti preparasse. E quindi avevo un modo anche a dire le cose non brutte, ma le cose difficili della vita che bisognava affrontare, non ti puoi nascondere, ti dava la forza di affrontarle con la forza della fede e quella serenità che ti dava lei, perché tu te ne accorgevi quando la conoscevi, che c'era un qualcosa di grande, non in lei, quello che Dio aveva scelto, lei era uno strumento, un verme di terra, quindi quello che ti doveva dire c'era il modo, perché era l'angelo, come parlava tutte le lingue non aveva mai studiato. Certo. E trovava i modi per parlare perché parlava con le parole dell'angelo, non poteva sbagliare per questo, perché era un messaggero, ripeteva parola per parola. Io voglio dire una cosa a casa, c'è stato qui fuori un incontro tra padre Francesco La Vecchia, è fortunata perché ha visto la prima ora questa mattina. Ho avuto l'ennesima riprova, se mai fosse necessario, di quello che tu stai raccontando attraverso un episodio della vita personale di padre Francesco che riguarda la guarigione mamma. Della mamma, che vi assicuro mette i brividi e che racconteremo uno di questi giorni. Lo dico semplicemente per chi non sapesse chi fosse o chi sia Natuzza Evora. Se tu ti trovassi in questo momento, perché io poi dopo ti devo portare a quel Venerdì Santo, dopo la pubblicità, se tu avessi qui dei bambini a cui raccontare l'anima di tua nonna, che cosa racconteresti? Come spiegheresti nonna in un minuto? Me lo dici. Allora, nonna era la dolcezza fatta persona. Riusciva ad amare in un modo che non è di questo mondo. Ti dava quella certezza della presenza di Gesù e della Madonna nella tua vita. La bellezza che ti aspetta dall'aldilà. Quanto vale proprio la pena vivere per Lui, solo per Lui. E vivere legati
legati e sicuri che noi torneremo tutti alla casa del padre. Questo non vuol dire che anche la vita dei voi nipoti o dei figli di Natuzza sia stata tutta rose e fiori. No. Questo non questo è stato mai un passaporto per l'immunità da certe mai situazioni, tutt'altro. Vogliamo assentarci solo un attimo per la pubblicità, ricordando che continueremo a parlare anche di preghiera e di eredità viva attraverso anche la parrocchia dove tu sei. Andiamo. Essere qui con la preghiera mi dà quella pace nel cuore, e questa è la forza veramente di unione di tutti insieme. Questa mattina un viaggio nella famiglia di Natuzza Evolo con Fortunata Nicolace, la nipote che da 10 anni viene inseguita, posso dirlo, da tutti i colleghi di trasmissioni evidentemente altrettanto fortunate, che però non hanno mai incontrato il tuo favore. Noi di questo grazie che ci hai dato oggi, non ci dimenticheremo mai. Senti Fortunata, noi torniamo per un momento al discorso della preghiera, prima di arrivare ad una delle pagine più dolorose della vita di nonna, che è quella delle stimmate, soprattutto la settimana del Venerdì Santo. Torno a chiederti della preghiera, perché tu a un certo punto, lo dico per chi si fosse messo in ascolto adesso, stai provando a restituire quello che nonna ti ha dato. Con l'aiuto del tuo parroco, dei vescovi che ti sono accanto, tu sei chiesa, l'istituzione di questi cenacoli, dove noi siamo andati con Gaia Romano e abbiamo visto delle storie di uomini e donne incredibili, che fanno fatica a sopravvivere se non ci fosse la fede. Cosa sono questi cenacoli? Me li puoi spiegare in 4 parole? È stata la Madonna a chiederle a nonna di creare i cenacoli di preghiera, tanto che nonna le ha detto: che significa questa Madonna, questo nome, Madonna mia, cenacolo? È una riunione di persone in preghiera. E allora nonna ha cercato di dirlo agli amici, alla famiglia, ai sacerdoti. E ora questi cenacoli sono tantissimi, sono in tutte le parti del mondo, a New York ce ne sono 25 e così via. Noi ne abbiamo anche a Cittanova, e grazie al mio parroco, è già da 20 anni che ne ho uno nella parrocchia Maria Santissima del Rosario, che è un bellissimo santuario, e il lunedì nelle contrade, che ogni lunedì, come vedrete, famiglie intere lasciano tutto per dire il Santo Rosario. E allora ci hai fatto veramente gustare in anteprima questo momento. Guardiamo e viviamolo con Gaia Romani, che ci è andata e non le è rimasto indifferente questo incontro. I gruppi di preghiera sono iniziati più di questo, il nostro è iniziato più di 10 anni fa, con la volontà di mamma Natuzza, che ha chiesto di iniziare i cenacoli per pregare per il mondo, per i giovani. Grazie alla nipote di Natuzza, Fortunata, che ha chiesto se volevamo iniziare questo per noi un nuovo percorso. Abbiamo accettato, io all'inizio un pochettino titubante, però poi piano piano negli anni, nei successivi, ho visto benefici, quelle preghiere, adesso che siamo aumentati dentro una grande comunità, una grande famiglia, all'inizio eravamo 10-15 persone e poi piano piano tutti quelli che vedete. Ho partecipato qui insieme con questi fratelli e sorelle da circa 4 anni, e da quando mio figlio è andato in cielo, ecco, insieme alle braccia di Gesù e della Madonna. E io da prima mamma Natuzza la conoscevo così, tanto per sentito dire, poi ecco, per esperienza voglio dire, raccontarlo, mi è stata e mi è ancora di grande ma grandissimo aiuto e conforto, perché con mio figlio in cielo, ecco, vedo tante ma tante grazie. Sono stata portata qui attraverso prima dei libri che ho letto di mamma Natuzza, dei suoi consigli, di quanto parlava con i defunti, ecco, della consolazione, ecco, che lei portava a tutti e continua a portare,
E poi attraverso una mia parente, ecco, sono arrivata qua a conoscere Fortunata, la nipote, e vedo che non è a caso la cosa, anche mi ha portato qua questo grande dolore per trasformarlo, e ve lo devo dire, in gioia. La bellezza di questo cenacolo è la semplicità, l'umiltà con cui si svolge tutta la preghiera, che è quello che chiede mamma Natuzza. Cioè lei diceva: io sono un verme di terra, sono una poveraccia, e questa è la sintesi di tutta la sua vita, quello che lei è stato e quello che rappresenta essere per noi come famiglia. Non vediamo l'ora, ecco, che ritorni il prossimo lunedì per ripartecipare al cenacolo, recitare il rosario e avere queste riflessioni che poi ci accompagnano per tutta la settimana, eventualmente da approfondire con le nostre guide spirituali. Grazie Gaia, devo dire che prima cosa che colpisce la presenza anche di tanti padri di famiglia. Sì. Quel rosario nelle loro mani è qualcosa che interroga. Sono famiglie che vengono. E il sabato in chiesa, ogni sabato alle 16, nella chiesa del rosario. Invece il lunedì come funziona? Come chiedeva la Madonna. Portatemi, diceva nonna, nelle famiglie. Portatemi dove non mi conoscono. Noi cosa facciamo, Lucia? Ogni lunedì ci riuniamo in una famiglia e vengono tutti lì. La Madonnina rimane lì, la statua, per una settimana e poi andiamo nell'altra famiglia. È un camminare con la Madonna, non sta mai ferma da 10 anni. È una Madonna pellegrina di Paravati e ci aspettano in ogni famiglia. Infatti abbiamo dovuto chiedere il permesso al Vescovo, che ha accolto con gioia, di allargare il cenacolo non solo nella nostra parrocchia, perché ora va a toccare le contrade e le parrocchie degli altri paesi, ma sono tutti contenti. Questo l'ha voluto lei, ed è ovvio pensare sì, che fosse una cosa del genere. Senti Fortunata, il primo Venerdì Santo che tu ricordi con nonna. Allora, il primo Venerdì Santo è stato scioccante, avevo 17 anni, è stata lei a chiedermelo, non so perché. Mi ha detto: Fortunata, quest'anno vorresti assistere al Venerdì Santo? Ti premetto che in pochi riuscivano ad assistere, lo sai già. Anche dei medici, dei dottori non riuscivano a rimanere nella stanza. C'erano i sacerdoti, c'era il vescovo, la chiesa sempre presente, anche il Venerdì Santo. Vedere una persona cara soffrire in un modo atroce, perché la morte della croce è la cosa più terribile che io abbia mai visto. Tu dici: mai visto altre morti? Sì, capita, perché assistendo le persone sofferenti mi capita di essere lì presente al momento del passaggio. Però quella sofferenza enorme che tu cerchi di spiegare, perché sai che è per Gesù, ma con la ragione non riesci a capire cosa succede ad un corpo che è in un letto e invece vedi le braccia tirate con violenza da un qualcosa che tu non vedi e vengono crocifisse, o le gambe e i piedi accavallarsi e venire crocifisse, mentre lei rimane nel suo letto. Cioè vedere il corpo che ha le sofferenze del Golgota e però rimane nella stanza dove sei tu. Sentire la presenza, perché come la sentivi? Lei aveva il Venerdì Santo, mentre soffriva, mentre era sulla croce, aveva pure la visione di Gesù, della Madonna, degli angeli. Quindi da che era semimorta sul letto in sofferenze atroci, si trasformava anche il corpo, veniva, gonfiava, tumefatta con sofferenza, che diventava raggiante e parlava con Gesù. Noi non sentivamo niente, ma vedevamo la gioia di nonna in quel momento. Quindi dalla grande sofferenza alla grande gioia in un attimo, tutto questo, capisci Lucia, ti sconvolge in ore, no? In ore i sacerdoti venivano a dargli l'eucaristia e il Santissimo rimaneva lì nella stanza prima che lei saliva sul Golgota, perché la sofferenza partiva dalla notte prima, veniva flagellata. Noi la mattina presto alle 6 la trovavamo già flagellata e ancora la potevamo salutare, ma poi lei non c'era più in mezzo a noi, anche con la mente era trasportata lì al tempo di Gesù. Infatti poi descriveva, anche essendo analfabeta, tutto quello che aveva visto, anche come erano vestiti, come era il territorio, come era tutto, cosa accadeva, i nomi. Lei poi a noi non ci vedeva più là dentro quella stanza, fino a quando poi
finisce la crocifissione, finisce il tutto e lei riposa. A un certo punto vedi un riposo, un silenzio, chiudiamo pure le finestre, usciamo dalla stanza. Quando lei la sera si riprende, quel poco che può raccontare per permesso di Dio, e ci racconta che ha incontrato lui e le anime che attraverso questa sofferenza di quel giorno stavano entrando in paradiso, le vede luminose o salire dal purgatorio e entrare da questo prato verde con Gesù, con la Madonna, con gli angeli in questa luce immensa, e grazie a quella sofferenza sono state liberate e salvate tante anime. O giovani che prima il costato era solo per i giovani. Tu non avevi pensato che nonna fosse pazza? No, per carità, ma nessuno l'ha mai pensato, secondo me, dentro il cuore. Qualcuno l'ha potuto dire perché era spaventato, ma nessuno conoscendola, nessuno guardando quegli occhi, non perché mia nonna, non parlo di mia nonna, nessuno poteva pensare, guardandola solo per un istante, che fosse una pazza. Ti poteva spaventare, allora lo dicevi. Come ancora qualcuno può darsi che tuttora è spaventato, ma nessuno poteva pensare che era pazza. Nessuno. Cosa significa essere la nipote di Natuzza Evola? Un dono immenso. È una grandissima responsabilità, una gioia grande. Lei per me è il mio tutto. Serve un istante per riprenderci da un incontro che credo segnerà molte persone. Dio ti benedica. Grazie. Restiamo in famiglia, sai, dopo di te, Fortunata, perché c'è una famiglia bellissima che ha accompagnato anche la storia di questo paese dal punto di vista artistico. È la famiglia Vanzina.